Sono io, sempre Renzo Lollipastex, e oggi vi porto un nuovo video dopo tanto tempo. Il motivo è il seguente: perché io volevo prendermi una pausa estiva. Infatti, in questi 2 mesi sto facendo tante cose che piacciono a me nella mia vita privata. Agosto andrò in vacanza, andrò a Corsica, in una regione della Francia, però distaccata dalla Francia, vicino alla Sardegna, e farò tutta la Corsica. Spero che mi piacerà. Per cui sarà una sorpresa. Oggi sono qua per farvi vedere questo pacco. Sì, questo pacco direttamente da Amazon. Spero che sia il pacco quello che doveva portarmi oggi il corriere. E ragazzi, fra poco farò un unboxing. Devo ancora mangiare, forse mangerò prima, ma a voi non importa. Ragazzi, state sempre sintonizzati sul mio canale. Detto ciò, io allora sto registrando 2 minuti. Mangio, non so, adesso, e vabbè, ci vediamo durante l'unboxing. Ragazzi, vi ringrazio a tutti quanti, grazie del supporto che mi state dando anche con gli iscritti. Sono ritornato, spero. Ragazzi, non so quest'estate se porterò tanti video, ma giuro che da settembre partirò con bei video. Adesso io sto editando un bel po' di video e speriamo che non vi lascerò mai soli. Detto ciò, vi lascio all'unboxing. Partiamo col dire che questo pacco si presenta con un pacco di cartone fatto da Amazon, visto che Amazon stesso ci tiene a fare le cose ecologiche. All'interno del pacco c'è un treppiede flessibile della casa produttrice Alimao, pagato 15 euro. In questa quadratura si può notare che il treppiede è fatto di silicone e nella parte più alta del treppiede si può notare la presenza di una vite dove si può avvitare la propria reflex o GoPro ed altre fotocamere. Ho testato io che la reflex rimane attaccata e non cade come tutti gli altri treppiedi flessibili economici. In più, questo treppiede ha incorporato una bolla, che sarebbe quella cosa verde che serve per centrare la visuale. In questa quadratura potete notare che il treppiede si può attaccare dappertutto, perfino anche ai pali della luce. C'è un però, cioè quello che se avete una GoPro dovete comprarvi l'adattatore per GoPro, così potete metterla in questo treppiede flessibile. I pro di questo treppiede sono che è flessibile, resistente, supporta bene i reflex pesanti e ha la bolla che serve per centrare l'inquadratura. I contro di questo treppiede flessibile sono: nella convenzione non c'è supporto GoPro e i piedi del treppiede sono duri da maneggiare. A chi lo consiglio questo treppiede flessibile? Lo consiglio a persone che viaggiano tanto e gli serve un appoggio in più, e anche a chi gli serve un'inquadratura stabile e migliori. Concludo dicendo che lascerò in descrizione tutti i link per comprare il treppiede e adattatore GoPro. Detto questo, non dimenticate di iscrivervi al mio canale, lasciate un like e attivate la campanellina per non perdere nessun video. Detto questo, io vi dico adios!